Avevo letto che il gioco avrebbe subito un aggiornamento il 19, quindi un giorno prima dell'uscita, ed effettivamente è stato così. Non so cosa abbiano aggiornato perché non ho letto il log, però appunto penso che abbiano ricevuto qualche feedback particolare da chi ha provato il gioco in anteprima. Attenzione, attenzione, ecco qua Tom Nook. Prova, prova, un, due, tre, prova. Salve a tutti! Accipicchia, sì, scusatemi tanto, il volume era un pelino troppo alto. Salve a tutti! A partire da oggi farò un comunicato isolano ricco di notizie, avvisi su eventi in corso e altro. Oh, allora ho capito cos'era. Quello che dissero anche nel direct, che appunto avrebbero implementato nuove attività il giorno dell'uscita, o meglio il 19 che è un giorno prima. Sì, tratterò di cose che sono importanti per l'isola, quindi prestatemi orecchio per un po'. Bene, bene. Per inaugurare alla grande questo rito quotidiano ho giusto un comunicato strepitoso. L'aeroporto di Masara è ora operativo. A partire da oggi potete usare la comunicazione online o locale per andare a visitare altre isole. Ed è quello che faremo, prima o poi. Lo farò comunque sia presto, non subitissimo, ma presto lo farò. E non finisce mica qui, no no no, l'aeroporto offre anche un servizio di posta. E poi, come il centro servizi, anche l'aeroporto è aperto 24 ore su 24. Quindi state attenti che la notte verrò a derubarvi sull'isola. Andate a darci un'occhiata, sì. Da parte mia è tutto, ora uscite e godetevi questa fantastica giornata. Oh yes! La cosa più bella di Animal Crossing è che rispetta molto il tempo che c'è in Giappone, ovvero che verso agosto è la stagione delle piogge. E quindi io volendo potrei anche andare direttamente ad agosto, ma non intendo farlo. Ok, ti ringraziamo per aver scaricato l'aggiornamento. Oh, cari, cari, butta. Mamma, tu la butto direttamente. Vedo un aeroplano nel cielo e lo saluto con la mano pensando che potresti esserci tu a bordo. Quanti aerei decollano ogni giorno? Comincia a farmi male il braccio. Ok. Ah. E questa anche la buttiamo di Nintendo che... Ok. No, questa la tengo, è tipo un reminder. Vediamo un po', un regalo da parte di Nintendo. Nintendo Switch. Da parte di mamma Pere. La frutta fa bene. La cosa buona di Nintendo Switch è che puoi giocarci anche senza televisore. Però come la ricarico? Oh, ciao, sei in giro, bene. Se dovessi avere bisogno di qualcosa, non esitare troppo a chiederlo. Cercavo modo per ringraziarti. Schema per un ombrello foglia. Wow, grazie. Molto gentile da parte tua. Ora è mia. Ah. E vai! Ho preso una farfalla gialla. È delicata, sarà fatta di burro? Ah, butterfly. Ha 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 ha! Ho preso una farfalla monarca. Tigre. È un successo ruggente. Dunque, ho catturato delle farfalle, no? Quindi dovrei presentargli la fauna locale. Vediamo un po'. Questa. Ti piace? Oh, bel colpo, dovrebbe essere una farfalla gialla. Se su quest'isola vive una farfalla gialla, chissà quante altre creature eccezionali ci sono ancora da scoprire. Ehi Link, mi è venuta un'idea. Un mio vecchio amico lavora in un museo e vorrei fargli esaminare questo esemplare. Per te va bene? D'accordo. Grazie, prometto che tratterò la tua farfalla gialla con grande cura. Oh, adesso che ci penso, non ha niente a che fare con la tua generosa donazione, ma avrei una bella applicazione da mostrarti. La fauna, enciclopedia, certo. Grazie a questa applicazione avrai tutti i dettagli più importanti sugli insetti e sui pesci che catturi. Ok, mi fa avere qualche schema ora che gli ho dato due farfalle. Provo a prendere anche qualche pesce, così gli do anche qualcosa che pesco. Almeno posso... Ok, adesso lascia. Quindi prendendo altri due pesci dovrei forse avere il... Tipo che so, una pala? Perché aiuterebbe molto la pala ad andare avanti. Qualcuno mi sta chiamando, attenzione. È il suo amico del museo. Blatero! Attenzione, Blatero! Chiami proprio il momento giusto, sì. Sì, ti ricordi quell'affare di cui avevamo parlato?
Beh, diciamo che sta cominciando a prendere forma. Al momento mi trovo su un'isola che abbiamo deciso di chiamare Masara. Sì, sì, la fauna locale è abbondante come previsto, proprio come ti avevo anticipato. Il numero preciso di esemplari? Non saprei, aspetta che controllo. Vediamo, al momento ne ho 5. Cosa? Dici sul serio? Sì, sì, molto interessante. Oh, ma adesso devi scusarmi, sono con un cliente in questo momento. Eccolo, ci siamo! Mi dispiace averti fatto aspettare. Era mio amico Blattero, quello che lavora come curatore del museo. Non ci crederai, ma verrà presto qui sull'isola per aiutarci a identificare e proteggere la fauna locale. Ah, il tuo aiuto mi farebbe molto comodo, Link. Visto che hai esplorato già così tanto l'isola, potresti trovare un posto per Blattero? E abbiamo il museo! Ci serve uno spazio bello grande per costruire un museo di dimensioni adeguate. Tienilo a mente. È così emozionante. Sta andando tutto per il verso giusto, sì sì. Ok, ho anche altro da darti. Quindi, mandando almeno 5 tra insetti e pesci, riceviamo il museo. E dobbiamo anche costruirlo. Però, ragazzi, allora, uno spazio bello ampio qui. Dove lo troviamo qui lo spazio che non posso neanche andare di là? A questo punto lo farei qui. Costruisci qui. Potrebbe essere il posto giusto per la tenda di Blattero? Sì, è il posto giusto. Quindi adesso è solo un cantiere. E ora Blattero ha un posto in cui sistemarsi. Perfetto, andiamo alla Tom Nook a dirglielo. Abbiamo 10 posti in totale da assegnare. Forse dovrei dire però a Nook che ho piantato la base per il museo. Sì, sì, infatti viene automatico. Ah, Link! Mi pare di capire che tu abbia trovato un posto per la tenda del mio amico Blattero. Sì. Spero di poter contare su di te, grazie. Informerò Blattero che può trasferirsi quando vuole. A proposito, Link, stai raccogliendo le miglia di Nook, vero? Non c'è fretta, puoi ripagarmi con calma. È bello vedere qualcuno che partecipa al mio programma. Posso darti qualche dritta per velocizzare la raccolta delle miglia di Nook? Chiedi pure quando vuoi. Carissimo Tom Nook, ho una sorpresa per te. Di cosa vorrei parlarti? Riguardo alle spese? Oh, vuoi restituire le tue spese di trasferimento? Bene, bene, mi devi 5.000 miglia. Ti ringrazio. Bene, bene, ho ritirato le 5.000 miglia tonde tonde. Le tue spese di trasferimento sono state ripagate. Che magnifico giorno per entrambi. Sì, sì, ora che sei libero dai debiti puoi goderti la vita su questa bella isola tropicale. Cosa vuoi di più? Ah, la mia non era una domanda retorica, sarò più preciso allora. Come ti trovi nella tua tenda? Così così. Oh, mi dispiace, ma trasformare un'isola deserta in un luogo paradisiaco non è cosa facile. Però noi non scegliamo la via più facile, preferiamo quella del profitto. E dato che non mi sembri entusiasta della tua tenda, forse ti interesserà quello che sto per dirti. Intendo la possibilità di costruire case su ordinazione. Certo, realizzare dimore di lusso su un'isola remota come questa implica comunque dei rischi. E la parola rischi nel business immobiliare fa sempre rima con costi. Ma con finanziamenti a tasso zero e piani di rimborso molto flessibili, tutto è possibile, sì sì. Quindi Link, se ti venisse voglia di comprare una casetta, rivolgiti pure a me. Oh, ho un'altra comunicazione. Abbiamo un servizio di scambio delle miglia per usare le miglia di Nook che hai raccolto. Quando accedi al punto Nook potrai scambiare le tue miglia con un'ampia selezione di articoli. Controlla tanto intanto. Allora Tom, senti, io vorrei una casa a questo punto. A proposito di casa, hai deciso di comprare una casa? Vivere in tenda è entusiasmante, ma una casa offre più comfort, certo. Ok, 98.000 stelline. Non preoccuparti, me le restituirai quando potrai. Quindi cosa ne dici? Vuoi costruire la tua casetta? Va benissimo, Tom. Grazie per la fiducia accordataci. Darò subito inizio ai lavori. Ah, sì, abbiamo a disposizione 8 colori diversi che puoi scegliere per il tuo tetto. Potresti sceglierne uno da questa lista, per favore? Nero, lo voglio nero. Bene, bene, il tuo tetto sarà nero. Inoltre subito l'ordine, sì sì. Oh, quasi dimenticavo di dirtelo. I proprietari immobiliari ricevono automaticamente uno status più alto nel programma Miglia di Nook. Dammi solo un attimo, per favore. Ecco fatto, ho aggiornato i tuoi dati di partecipazione al programma, Link.
Quando usi l'app Miglia di Nook, ora avrai diritto a tutti i vantaggi di socio Miglia di Nook Plus. Il programma Miglia di Nook Plus ti permette di ottenere miglia aggiuntive in circostanze particolari. Scoprirai tutti i dettagli la prossima volta che accedi all'app, quindi assicurati di dare un'occhiata. Questo è tutto. La tua bellissima casetta dovrebbe essere pronta già domani. Non sei emozionato? Certo che sì, Nook. Grazie mille per la casetta. E quindi, museo in arrivo e casetta anche. Provo a vedere se saltando appunto i giorni con la console me li conta. Sì, sembra che me l'abbia contato come un giorno trascorso. Sì, ciao a tutti, parla Tom Nook. Sono le 16.50 di venerdì 20 marzo. Per quanto riguarda le ultime novità, a partire da oggi un coltissimo personaggio di nome Blatero si unirà a noi di Masara. Blatero ha la passione per la biologia a tutto tondo, ed è qui per studiare Masara. Bene, bene, spero vivamente che vorrete collaborare tutti. Chi tra voi è curioso può recarsi alla sua tenda. Bene, bene, da parte mia è tutto. Godetevi quest'altro giorno di straordinarietà sulla nostra Masara. Ebbene, quindi saltare i giorni funziona. Non hanno mai aggiustato questo particolare. Ah, credo proprio che ne abuserò. Dannato me. Insomma, direi anche di andare a visitare la tenda di Blatero, visto che appunto è arrivato. E le erbacce crescono più rigogliose che mai, accidenti a loro. Bene, bene, vedo roba interessante qui. Secondo me più fauna gli portiamo, più appunto riuscirà ad ampliare la sua attività. Piacere di conoscerti, sono Blatero. L'estremo interesse per l'ecosistema di quest'isola mi ha portato a venire qui a condurre ricerche di persona. Ah, sei per caso Link? Colui che ha deciso il luogo dove posizionare questa tenda? Sì? Bene, magnifico! Di fatto, grazie alla tua scelta, sono atterrato qui senza neanche una penna arruffata. E riguardo alle ricerche di cui facevo menzione prima, a dirla tutta intendo aprire un museo e trasferirmi qui in pianta stabile. Quindi, se catturassi nuovi tipi di insetti o creature acquatiche, portali qui. Te ne sarei molto grato. Quando l'edificio del museo sarà completato, metterò in mostra tutto, anche ciò che era Tom Nook. Queste sono le mie intenzioni, ma c'è un piccolo cavillo burocratico da ripanare prima. Che cosa? Non avendo ancora tanti articoli da mettere in mostra, non mi è stato accordato il permesso di costruire. Mi è stato detto che le teche vuote non attirerebbero visitatori, però se le riempissimo cambierebbe tutto. E questo è il punto, se posso osare dirlo, in cui entri in gioco tu. L'ho appena detto. Vedi, oltre a creature acquatiche e insetti, vorrei mettere in mostra anche fossili. Il caso vuole che, al di là del fiume, ci sia ancora territorio inesplorato. E scommetto le mie penne caudali che da... Le tue penne caudali? Ah sì. Che da quella parte dell'isola ci sono parecchi fossili. Ma come si fa a superare il fiume, ti chiederai? Oh, ci sono! Ho un'idea tanto audace quanto quella di venire a vivere su un'isola deserta. Ti prego di scusarmi, ora trasmetterò dei dati di fondamentale importanza al tuo Nook Phone. Phone, non phone. O phone. Smartphone, quindi phone. Perché il phone è il fono. Ecco, puoi fabbricare un'asta da salto con la legna reperibile. Non c'è strumento migliore per catapultarsi di là del fiume se non hai ali, come nel tuo caso. Ti ho anche inviato uno schema a fare a te per costruire una pala utile per dissotterrare i fossili. E ora veniamo al dunque. Dovresti attraversare il fiume e andare alla ricerca di reperti antichi. Santi gufi! Mi ero preposto di presentarmi soltanto, e invece ho blaterato tutto questo tempo. Ti chiami Blatero. Mi sono fatto trasportare perché mi servono altri articoli per poter avviare uno spazio espositivo. Ancora 15 per la precisione. Quindi se donassi ciò che trovi te ne sarei infinitamente grato. Va bene, allora per questo episodio è tutto, Kuj. Nel prossimo cercherò i fossili e costruirò la pala, insomma tutte quante queste cosine qui, in modo da aiutare Blatero con il suo museo. E poi insomma diciamo che ci sarà un time skip del tutto non intenzionale e appunto vedremo come... Ehi! Quindi Kuj, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!